finita la regular season della promozione abruzzese. Se i verdetti di sabato hanno sancito la vittoria del Montori 88 nel girone A, con la griglia play-out che vedrà Varano e Piano della Lente contendersi il primo posto utile per la salvezza e con la perdente che si giocherà le ultime chance contro il Pizzoli, nei piani alti la Fucenza spetterà la vincente di San Gregorio Nizia Luco per scoprire chi avrà la chance finale di lottare per il salto di categoria. Domenica sono scesi in campo i gironi B e C. Con Mosciano e Miglianico già certe di disputare il campionato di eccellenza, gli interrogativi riguardavano principalmente play-off e play-out. Oltre al ritorno in eccellenza dei giallorossi di Mister Di Fabio e alla già certa partecipazione del Penne al triangolare playoff, nel girone B saranno Cugnoli, Favale, Rosetana e Turris Calcio Valpescara a difendere la permanenza in categoria. Si comincerà domenica 28 aprile con Cugnoli Turris e Favale Rosetana. La finale per decretare la terza retrocessa dopo Monrodoro e Sant'Omero Palmense si disputerà invece domenica 5 maggio. Stesse date da segnare nel calendario del girone C. La 26ª giornata ha infatti sancito in modo definitivo il nome della seconda retrocessa. Dopo il Villa 2015 anche lo Sporting Altino saluta la categoria dopo la sconfitta di misura contro la Virtus Castelfrentano, che di contro si è aggiudicata l'ultimo posto disponibile per i play-out. I giallorossi sfideranno il Lanciano, mentre nell'altra semifinale la Casolana se la vedrà con la Tessa. Tutto aperto per un posto nel triangolare. Il San Salvo, grazie al successo contro la Bagica Lupo Vastomarina, chiude il campionato al secondo posto e potrà giocarsi le sue carte tra le mura amiche contro l'Ortona, protagonista nell'ultima parte di stagione. Rapino e Francavilla si contenderanno l'altro posto in finale.